davanti alla prefettura di Salerno per denunciare il grave atto che l'amministrazione comunale sta mettendo in atto nei confronti dei lavoratori della società Alba. Tutto nasce dalla crisi della società che viene fuori da un grave problema economico che viene generata dalla stessa amministrazione comunale non pagando servizi effettuati dalla stessa società nel periodo 2008-2009-2010, tale da creare un debito a livello aziendale di circa 5 milioni di euro. Questi 5 milioni di euro sono stati poi, è stata fatta una cartella esattoriale decisa dall'amministrazione comunale a carico della società, che praticamente sono state stilate varie rate che vengono spalmate in 2 anni. Chiaramente in questi 2 anni la società ha un grave problema finanziario e oggi siamo qua a risolvere questo problema finanziario creato dal comune con le tasche dei lavoratori, e la cosa appare decisamente illegittima anche perché lo strumento che vogliono utilizzare è cambiare a proprio piacimento il contratto previsto dal testo unico ambientale, dal testo unico del codice degli appalti, dallo stesso contratto, in un meno oneroso per le casse dell'amministrazione comunale, e questa cosa sinceramente appare decisamente fuori luogo e fuori da ogni discussione possibile da fare con le organizzazioni sindacali. Siamo questa mattina in presidio presso la prefettura in attesa del tavolo prefettizio per la vertenza della società Alba SRL del comune di Battipaglia. Alba è una società municipalizzata dove, dopo mesi di trattativa tra le parti sociali, l'amministrazione e la governance di Alba per un risanamento della società e un rilancio della stessa, alla fine l'amministrazione dà indicazione all'amministratore unico della società di cambiare il contratto, ovvero avviene per la prima volta in Italia un tentativo mai verificatosi, cioè quello di applicare un contratto per la gestione dell'igiene urbana diverso da quello là previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero l'Utilitalia ex Federambiente per le società pubbliche, nel caso di Alba, o il Fisiassambiente per le società private.